Eccoci, buongiorno a tutti. Siamo qui nello studio di Sergio Angeli e stiamo vedendo. Buongiorno Sergio. A tutti, ciao. Questa mostra si è inaugurata online qualche giorno fa, si chiama Intel Zone e lui oggi ci farà una piccola performance, diciamo, all'interno, diciamo, del suo studio. E lo vediamo lavorare su una tela particolare. Raccontaci un attimo questa tela, da dove proviene, che cos'è? Praticamente questo è un lenzuolo che io ho riciclato. L'ho tagliato come desideravo, a circa 1,30 m, 1,20 m. E ho preparato un fondo blu con degli stucchi colorati. E poi ci sto andando sopra, insomma, con dei materiali, con dei colori, delle bombolette. Ah, perfetto, quindi in questo spazio, questa mostra l'abbiamo voluta chiamare Interzone, e diciamo che parla di una rivoluzione interiore, oltretutto che parla di questo periodo di cui siamo chiusi, no? Quindi abbiamo tutta una piccola rivoluzione interiore e naturalmente in tutti i sensi, poi attraverso l'arte gli artisti più o meno si possono esprimere e continuano a esprimersi giorno dopo giorno e naturalmente. Come noteremo e notiamo, le opere di Sergio Angeli sono molto istintive, sono molto visionarie, molto concettuali naturalmente. Qui cosa, dunque, è creata una base, vediamo un colore blu, intenso. Sì, praticamente questa serie di quadri che io sto realizzando in questi giorni di quarantena, per così dire, di isolamento forzato, ho deciso di incentrare molto sul blu, perché per me il blu rappresenta un po' la solitudine, no? Ogni artista collega praticamente una sensazione ad un colore. Per Picasso, ad esempio, il blu rappresentava un po' la morte, un po' il crepuscolo della vita. Per me significa un po' mi ha sempre dato un senso di solitudine, di riflessione il blu. E appunto tutti questi lavori che io sto dedicando a questa mia quarantena, a questo mio periodo di isolamento forzato a causa del coronavirus, ho deciso di incentrarmi su dei fondi blu. E anche questo appunto rappresenta un quadro molto, molto notturno, ecco. Vediamo che adesso sta ingrassando del colore, tipo un po' gettandolo distintamente e passando di da come se fosse la voce anche, no? Anche sto guardando. E questo, qui ho visto del bianco anche, del colore. E poi ci lavori con dei fili che sono dei fili particolari. Raccontaci questi fili che utilizzo per le trame. Sì, praticamente io costruisco, anziché disegnare, costruisco delle forme, praticamente con degli oggetti riciclati, che possono essere pezzi di elettrodomestici, pezzi di PC, pezzi di molle di motori riciclati. Oggetti di tutti i giorni che non vengono buttati, che vengono riutilizzati e diciamo che è come se fosse una costruzione, diciamo, un racconto in cui tu utilizzi questi oggetti rinascono attraverso l'opera d'arte e vediamo adesso che le stai inserendo nell'opera. Sì, sto inserendo nell'opera praticamente costruendo delle forme, appunto, con questi oggetti di uso comune di tutti i giorni che io ho riciclato negli anni, praticamente li assemblo con dei capelli, perché per me i capelli hanno un significato molto importante, perché è ciò che resta di noi oltre la morte, no? Un po' come gli oggetti restano, sono gli oggetti di una civiltà che magari è passata, no? Di anni, no? Che noi ricicliamo, i capelli sono ciò che restano di noi. Quindi sono avanzi organici e avanzi industriali. Certo, poi oltretutto i capelli sono il nostro DNA, quindi sono le tracce umane, è l'umanità che cammina attraverso il corpo, diciamo, no? E quindi ci fai tuffare in questo quadro che stai realizzando,
E vediamo anche delle tracce comunque di colori che hai utilizzato come bombolette, tipo del rosso, comunque altre sfumature di colori che hai utilizzato. Come adesso. Solitamente mi metto la mascherina, oggi io sto facendo un'eccezione. Almeno ti sentiamo parlare, giusto? Infatti. Comunque, devo dire che è molto interessante, perché comunque tuo padre ci racconta anche sport, anche come un'idea di un viaggio all'interno di desideri, di qualcosa che è trascendentale e anche di molto intimo. Anche. Con il colore tu intervieni con queste bombolette dando le sfumature giuste, giusto? Sì, faccio varie sfumature di colore, poi vado a togliere gli oggetti, appunto rimangono queste impronte, questi negativi. Queste cose le ho costruite. Sono le impronte. Vado a togliere il tutto. Rimangono praticamente le impronte, vado a togliere e poi qua secondo l'esigenza ci torno sopra con altre sfumature. Altri colori anche, no? Sì. Com'è lavorare con le bombolette? È molto faticoso creare queste sfumature perché non è facile. Un po' è molto arte di strada lavorare con le bombolette, giusto? Perché comunque la riviscita sì. Molti artisti di strada, perché è molto istintiva, molto anche di jet, anche è molto difficile. Beh, anche di avversare lo spray. La bomboletta, chiaramente, la bomboletta rispetto al pennello, chiaramente è meno controllabile, no? Bisogna, esatto. bisogna avere un po' di idee chiare, ecco. Deve avere anche un'ottima mano per poter spruzzare, diciamo, il punto, perché se io provo a prendermi una bomboletta e a spruzzarmi automaticamente un po' di colore, non verrà mai quello che stai realizzando, quindi chiunque non ci provi, o comunque ci possa pure provare, ma verrà qualcosa di non proprio esatto. È questione di esperienza, certo. Certo, anni e anni di esperienza, naturalmente. Tu sono 20 anni che dipingi, quindi, e che lavori. E sono 20 anni che tu utilizzi sia le parole le trasformi con questi colori, ecco. E perché tu ami tanto le parole, questo lo sappiamo, infatti accompagni tanto anche con le parole, giusto? Sì, io ho iniziato in realtà molti anni fa, da giovincello, come si dice, praticamente scrivevo, quindi ho iniziato in un certo senso con la poesia. E poi negli anni ho riscoperto l'amore per la pittura, perché da bambino piaceva tantissimo scarabocchiare con i colori, ho riscoperto l'amore per la pittura, però mi è rimasta questa struttura, diciamo, cioè nel senso che io prima scrivo e poi concepisco il ciclo pittorico, quindi quello che scrivo accompagna sempre ciò che dipingo. E questo hai già pensato il titolo del quadro? Lo pensi prima, lo pensi dopo, o com'è? L'hai già creato, l'hai già pensato? No, al titolo del quadro in sé non ci penso mai, ci penso sempre dopo, penso semmai al titolo del ciclo, della serie. E questa serie, raccontaci come si chiama? Questa è la serie che sto portando avanti da un po' di tempo, da credo inizio quarantena praticamente, quindi è nato circa un mese fa, 40 giorni fa, questo ciclo, che si chiama Post Human. Sì? Si chiama Post Human, appunto, è riferimento a un mondo destinato a sparire, no? Una civiltà che è destinata a sparire, e io cerco di appunto di rappresentare un mondo che può essere postumano, ciò che verrà dopo questa civiltà, questa umanità, possono essere una specie di umanità meccanica, in parte meccanica, in parte organica, una sorta di ibridi, ecco, quello sto cercando di rappresentare.
con dei paesaggi fatti di alberi meccanici, tutta ecco, una serie di forme e di esseri viventi che in realtà non si possono definire umani. Sono dei posti umani che però in realtà hanno molto di umano, perché sono comunque molto trasegnanti, hanno un potere comunque di trasmettere questo aspetto molto di libertà, di autonomia anche, no? Anche con queste differenze, queste mescolanze, diciamo, che a livello del tratto e degli oggetti, diciamo, sono molto, molto, non ti vedo molto bene. Sto cercando dei colori. Ah, ecco, adesso ritorni col pennello. Sì, ogni tanto faccio delle sfumature con degli acrilici e degli smalti e poi ci vado sopra con le bombolette. Quindi ha questo effetto anche un po' lucido opaco, anche yin e yang, sì, cioè questi due lati, no? Quindi riesci anche di rappresentare a volte qualche, dare un certo tipo di reazione, no? Anche questa dualità anche. Ci sono parti del quadro che sono più materiche e ci sono parti meno, diciamo, meno dense, molto più piatte, no? Rispetto un vuoto pieno anche, si vede alcuni tratti dei tuoi quadri molto pieni, alcuni tratti anche molto liberi, molto vuoti, no? Anche per dare quel senso di libertà anche, no? Perché essendo un tipo di pittura strettamente simbolica, non avendo delle prospettive, non avendo chiaramente una struttura accademica, no? Quindi il volume cerco di ricostruirlo con la differenza di materia, appunto, con il colore meno denso, il colore più denso, la parte con più sfumature, la parte magari solo di un colore. Cerco di creare questi volumi, queste differenze che almeno apparentemente creano questi volumi. Ecco. Però sono ben studiati, cioè nulla è a caso in realtà. Sembra molto istintivo, ma in realtà è anche molto studiato, nel senso che è anche ricercato, diciamo, no? Anche qualcosa che forse è all'interno di te stesso e che piano piano esce realizzando l'opera, piano piano. Ma in realtà è molto istintivo, nel senso l'approccio è molto istintivo, le forme sono molto istintive, e è come se io a un certo punto mi lasciassi guidare dalle forme. Esatto, cioè, esatto. Cioè, queste forme che sto facendo ora non erano previste prima in realtà, ormai mi sto facendo guidare. È come se il quadro mi accompagnasse lui, no? Beh, è un po' l'empatia che ci dà il quadro, quando anche noi stessi dall'esterno ti vediamo lavorare, abbiamo l'empatia con il quadro e con l'opera, naturalmente troviamo questa nuova realtà di noi stessi attraverso, diciamo, quello che vuol dire, naturalmente. E devo dire che ci dà grandi emozioni, tutto questo un po' di vortici, queste linee molto tonde, questo colore che ci dà questo movimento, molto, molto movimentato comunque. Sì, poi creo, appunto, alcune volte ci torno sopra 3-4 volte, altre volte ci vado sopra una volta sola, appunto per creare queste differenze, questa specie di volume, no? Che poi non è in realtà volume accademicamente inteso, però ad occhio nudo può sembrare un volume, ecco. Grande Sergio! Come va? Chi sei? Chi è? Bene, chi bene, sei? Bene! Ciao, come stai? Ti sei con me? Bravo, abbiamo un buon pubblico, meno male. Abbiamo il pubblico, hai visto? Steven, no, chi è? Steve! Ciao Steve, se avete ciao, qualche Sergio, domanda, ciao. Se hai qualche domanda, fammi qualche domanda. È vero, fai qualche domanda all'artista mentre sta lavorando, vediamo cosa vorresti sapere.
Ma non so, adesso la domanda sinceramente non mi viene in mente. Vabbè, basta ammirare l'artista mentre lavora, in effetti. Devo dire che anche nella sua collezione di quadri ha anche due miei lavori in casa, quindi mi conosce. Oh, yes. Di questa serie? Di questa serie pure? Di questa nuova serie? Ma anche questa nuova serie? No, un paio di lavori già hanno un paio di annetti, insomma, sono un po' più precedenti. Beh, devo dire che invece con questa ultima serie, cioè, li avete veramente colpito, Devo dire che questi ultimi lavori sono carichi di grande emozione, comunque. Poi queste tele che tu realizzi sono proprio è proprio un viaggio. Sì, è un bel... Ma anche per me. E devo dire che però per me personalmente il blu mi rasserena, per me il blu mi piace tantissimo, a parte che è il mio colore preferito, ma io il blu trovo che sia un colore così rilassante comunque. Come dicevo prima è un viaggio quasi istintivo anche per me, mi lascio quasi guidare dal quadro, no? Quindi... Certo, cosa hai messo adesso? Come sei intervenuto in questo intervento? Con dei capelli. Ah, con sempre dei capelli. Sto facendo delle sfumature con dei capelli adesso. E questi... Io questo potrei definirlo un mandala futuristico, Sergio. Esatto. Un mandala, ha detto. Un mandala. Sì. Perché? Non lo so, ma è venuto così, istintivo. Stai lavorando, intervenendo un po' alla volta, in effetti, e potrebbe continuare all'infinito. I tuoi racconti sono un po' dei mandala, in effetti, hai ragione. Hai ragione. Beh, in un certo senso è un po' zen, lo è, no? È un lavoro quasi, per assurdo, può sembrare... solo istintivo, ma anche ha un suo metodo. Comunque, guardarti lavorare è molto rilassante, non è qualcosa di molto speciale, Sì, sto andando un po' lento. Sì, ok, lo stai facendo per noi. Sì, di solito sono molto più ruento, solo per esigenze logistiche sto andando piano. No. Grazie, meno male. Per il pubblico che ti può ammirare, almeno così piano piano ci studiamo. Anzi, così i giovani ragazzi potranno studiare come poter realizzare delle opere simili alle tue, o comunque prendere spunto dal maestro, giusto? Mettetevi sempre la mascherina quando usate le bombolette. Ecco, bravo. Anche già facendo un'eccezione adesso. Vabbè, ora però hai usato, un minuto fa hai usato anche il pennello. Che super bravo. Non fa bene. Lavorare senza mascherina non fa bene. Senti, quanto tempo ci mettono ad asciugarsi le tue opere? Perché essendo sul cotone ci metteranno veramente tanto tempo. Ma cosa, le bombolette? Sì. Ma no, in realtà le bombolette asciugano un brevissimo tempo. Gli smalti a secondo del colore ci mettono qualche ora. Ora che stai mettendo? Cosa stai mettendo? Sto mettendo un po' di Coca-Cola. Vedi, questa è una cosa bellissima che mi piace tantissimo. Invece di bersela, la mette sulla tela. Cosa, sì, che reazione ha questa Coca-Cola? Che genere perché la Coca-Cola si mangia il colore praticamente. E crea dei puntini. Cosa crea? Che effetto crea? Diciamo? Crea delle chiasse, perché io poi ci vado con delle bombolette sopra. E crea delle ghiazze che io lascio asciugare, non la tocco praticamente per ore. Ah, bellissimo. E praticamente il liquido, la Coca-Cola, fa reazione con i colori e crea, si allarga, se si mangia il colore crea delle ghiazze particolari. Ma lo cambia anche il colore? Cambia anche il genere? Sì, il colore? Crea proprio se lo mangia. Ah. Fa proprio delle reazioni chimiche. Molto interessante. Le hai utilizzate anche nella parte alta che vediamo?
Ma solitamente la parte chimica salgo sempre da sotto. Ok. Almeno per questo ciclo qui. Per questo ciclo qui parto sempre da sotto. Quindi da sotto a sopra, piano piano. Sì, sì, poi vado a sfumare. Quindi questi colori adesso stanno realizzando per questo piccolo posto umano, un omino che però vabbè adesso poi non lo vediamo benissimo, però vediamo tanto il corpo del questo. Sì, in realtà in questo caso sono due corpi intrecciati. Esatto. Sono due corpi praticamente. Come se si volessero abbracciare, visto che in questo momento manca molto questo quadro, sì, infatti questo quadro sta a rappresentare proprio che è un po', sai, il periodo, penso un po' il desiderio comune di tutti, no? Questi giorni di poter riabbracciare i propri cari, i propri affetti, visto che ci è possibile purtroppo in questi giorni. Forse proprio le opere che usciranno in questo periodo saranno proprio la dimostrazione del bisogno dell'affetto di noi umani, di ritrovarsi, diciamo, un po' più vicini, no? Anche forse la solitudine di questi giorni che può dare, poi non siamo più soli, no? Grazie anche alle opere che state realizzando voi, riusciremo a non essere più soli, essere anzi circondati da tanta bellezza. Questo è molto importante, perché comunque l'arte non è che non si ferma mai, non è che si ferma adesso, perché cioè, io immagino che tu non ti sei mai fermato in questi giorni a lavorare, no? Devo dire che ho prodotto tantissimo, sto producendo tantissimo. Devo dire che questa è una cosa molto bella, perché tutti gli artisti che ho sentito da varie parti del mondo mi dicono la stessa cosa, mi dicono che tutti lavorano bene o male, anche per la fortuna di avere i tuoi colori a studio lì, perché quella è una gran fortuna, perché alcuni non hanno molto materiale, quindi iniziano a dipingere e disegnare con i colori dei figli o delle matitine che trovano in casa, o delle penne ritrovate su fogli di carta, su quello che trovano, diciamo, veramente in casa. Devo dire che... Hai molto materiale. Devo dire che avere lo studio in casa, in questi casi, è veramente una fortuna. Esatto, cioè, e poi tu hai tutto, anche tutti i tuoi piccoli oggetti che di ricerca, no? Di questi anni, sì, che hai mantenuto. Sì. Tutto ciò che ho raccolto negli anni ho qui a disposizione. Ora stiamo vedendo dei bulloni che stai mettendo. Quali oggettini sono questi qua che stai mettendo? Sono tutti i pezzettini di oggetti, diciamo, ritrovati anche, no? Sì. Sono tutte cose che delle volte soltanto trovo anche in strada. Trovo in strada e raccolgo, mi metto in tasca e porto a casa. Ciò che non è utile per qualcuno è utilissimo per te, vedi? L'oggetto. In molti casi sono cose che ho smontato io, vecchi steli, vecchie radioline, vecchi elettrodomestici, computer. sono tutte le cose che. Delle chiavi, delle piccole chiavi vecchie, antiche, che mi hanno regalato. Quindi se avete dei piccoli oggetti, teneteli, perché Sergio li servono sempre, anzi, nulla si butta, anzi, assolutamente, no. Giusto? Assolutamente sì. Come le vecchie, anche le lenzuola, come le lenzuola o i teli, ecco, su cui lavori, anche quelli sono, chiaro. Anche quelli, già dalla base, diciamo, quindi è... Anche quella è una cosa molto interessante, il fatto che tu riutilizzi tutto quello che tu hai. I tessuti riciclati pure è una cosa molto interessante, riutilizzo e ricostruire forme plasmate riutilizzando questi smalti, questi acrilici di base. E ancora sta intervenendo con queste bombolette colorate. Mi piace sentire il rumore dello spray della bomboletta mentre lavori.
non, ho inter... che... non sono intervenuta e mi è piaciuta perché mi piace molto sentire il, l'artista al lavoro. Che sono veramente ormai, io sono un drogato della poetica. Mi piace, cioè, mi piace persino l'odore ormai. Non lo ritengo più tossico. Cioè. Ora sono intervenuto con una bomboletta di che colore è? Perché non lo vediamo molto bene. Cos'è? Un blu viola? Sono intervenuto con un verde veronese. Ah, ok. Prima e poi un blu oltremare. Sempre sopra una chiazza fatta con la Coca-Cola. Quindi prima hai fatto una reazione e dopo sei intervenuto. Sì. Successivamente. In alcuni casi infatti l'accompagno la reazione, in molti casi la lascio fare da sé, in molti casi l'accompagno, dipende da. Queste sembrano delle nuvole quasi, sembrano delle cose fluttuanti nell'aria quasi. Eh? Sembrano quasi delle nuvole fluttuanti, qualcosa sì. Che viene dal cielo. Sembrano quasi delle forme sospese. Sì, esatto. Sì. Comunque questo braccio mi piace molto, devo dire. Quale? Questo che stai realizzando, questo avrà qua. Ah. Chissà, io non so mai il risultato finale. Quanto, normalmente quanto per intervenire su un'opera, quanto studi sopra? Quanto ci lavoro? Quante ore ci lavori? Dipende, non so mai una struttura. Inizi? Sono molto... E continui fin quando non è finita, oppure la lasci e la riprendi il giorno dopo? Che fai quando inizi? Dipende, appunto, io non ho mai una metodologia, cioè nel senso sono molto istintivo, delle volte inizio un quadro e lo finisco il giorno stesso, e altre volte magari ci sto sopra 2-3 ore, 4 ore, lo lascio, poi riprendo il giorno dopo. Dipende. Cioè, veramente non ho un'abitudine vera e propria al lavoro. Allora adesso mi sa che abbiamo terminato il nostro incontro e vabbè, troveremo Sergio Angeli sul web a prestissimo e grazie mille per questa bellissima grazie Sbera, grazie a tutti. Grazie.